Benvenuti nel mio canale. Oggi voglio parlarvi del mio parto. Io ho fatto due parti, ma il primo l'ho fatto in Italia del mio figlio più grande e del figlio più piccolo l'ho fatto qui in Germania, quindi voglio parlare del parto questo ultimo di 3 anni fa. Allora, prima di rimanere incinta, di aver scelto di avere un altro bambino, mi sono cercata il ginecologo perché io qua in Germania non avevo ancora il ginecologo, quindi mi sono cercata il ginecologa, scusate, femmina. Sinceramente ho girato abbastanza e tutti erano pieni. Tutti mi dicevano che non prendevano più e comunque non andavano avanti a prendere altre persone perché comunque erano già pieni. Ok, all'appunto che mi sono messa a cercare su internet e ho trovato una ginecologa nigeriana. L'ho trovata, aveva appena aperto lo studio, quindi mi sono sfiondata da lei a prendere un appuntamento dicendo: "Guardi, vorrei prendere un appuntamento per un controllo." Quando ho avuto il controllo, mi ha controllato, sono stata lì. Mi hanno fatto i controlli, sì, della pressione, del peso, di tutto. Quando è arrivato il mio turno, ho spiegato a lei che avevo fatto un controllo soltanto per vedere se potevo rimanere incinta o se avesse avuto problemi, se c'erano problemi, perché io non ero né piccola né grande, cioè in pratica io ho fatto a 31 anni il bambino. Quindi volevo vedere più o meno se riuscivo ad avere ancora, se era tutto normale. Mi ha confermato comunque che nella visita era tutto a posto, quindi ho aspettato un po' e a luglio ho provato con mio marito per avere mio figlio. Dopodiché, quando sono rimasta incinta, ho riportato. Prenotato la visita dicendo: "Guardi, sicuramente sono incinta, vorrei fare la prima visita." Mi hanno fatto l'appuntamento, ho preso l'appuntamento. Scusate. Dicevo, ho fatto l'appuntamento, scusate, ma mi sono cambiata e nel frattempo abbiamo mangiato perché prima aveva bussato mio marito. E quindi mi sono data da fare un attimo. Quindi mi ha dato l'appuntamento sapendo che ero incinta e sono andata all'appuntamento e mi ha detto sì, sei incinta perché mi hanno fatto il test dell'urina, mi hanno pesato, analisi del sangue e quindi mi ha detto sì, sei incinta. Dice, ero di 3 settimane, 4 settimane, non mi ricordo adesso. Comunque, era il mese di agosto. E così avanti ho continuato comunque con questa ginecologa perché è bravissima. E siamo andati avanti con le analisi e tutto. Allora, a me, io non lavoravo, quindi dovevo pagare, perché qui chi non lavora non è assicurato. Con la carta, quindi dovevo pagare tutto, però mi è successo questa cosa perché me l'hanno detto loro e mi hanno detto: "Da quanto tempo sei qui in Germania?" Gli ho detto: da un anno, mi sembra, meno di un anno comunque era. Mi fa: "Allora, guarda che la tua carta dell'Italia vale un anno dal trasferimento, quindi non devi pagare niente." Ok, ho detto per fortuna. Comunque, poi ho fatto l'appuntamento, un altro appuntamento, e mi ha detto, essendo che ero un po' più, ero già quando sono rimasta incinta 90 kg, quindi diciamo che ero su sovrappeso, quindi mi fa: "Mi raccomando, non devi mangiare questo, non devi mangiare grassi, non devi mangiare questo. Ti devi attenere alla dieta." Più che altro io ci sono andata dentro con la Nutella, quindi diciamo che un po' ne ho risofferto.
Niente, dato questi vari appuntamenti me li ha dati, appunto con il primo appuntamento, scusate, mi ha dato un libricino dove mi ha segnato il prossimo appuntamento e le analisi che devo fare, ovviamente non come in Italia che devi andare a fare le analisi, devi andare di qua e poi devi porti dalla ginecologa, no, si fa tutto dentro lì, in quell'ufficio, in quel stabilimento. Quindi io andavo alle visite, mi facevano i controlli e mi timbravano e mi dicevano quando dovevo venire. Il primo tracciato me l'hanno fatto a 6 mesi. 6 mesi hanno iniziato a farmi il tracciato, a sentire i battiti del cuore e quindi passavo, invece di andare subito alla visita, passavo prima al tracciato, mezz'ora e poi mi prendevano per fare la visita. Tornando indietro, al primo appuntamento mi hanno anche regalato un cofanetto così con dentro il primo ciuccio, il primo body e varie istruzioni da usare, ecco, come un regalino, un piccolo regalino, diciamo. Niente, vado avanti. Comunque facevano anche la morfologia, tutto in pratica. Arrivata al punto della morfologica, abbiamo scoperto il sesso che era maschietto, però mio marito purtroppo non è potuto esserci perché doveva lavorare fino alle 5 e io la visita ce l'avevo, però erano un po' in ritardo, pensavo che ce la facevo, invece niente. Abbiamo saputo che era maschio, contento mio marito, contenti tutti, anche per me era uguale. Tendevo di più per la femminuccia, ma invece è arrivato maschietto, non fa niente, l'importante è che sta bene. Niente, arrivati a 6 mesi, quando ho scoperto il sesso, il giorno dopo sono finita in ospedale per un'intossicazione alimentare. In pratica perché io poi lavoravo pochissimo e quindi questa signora aveva fatto una zuppa che poi ho scoperto tramite mia zia che le cose che faceva in questa zuppa erano scadute e a me non mi aveva detto niente. Quindi sono finita in ospedale con continuo vomito e preoccupata perché comunque non riuscivo a fermarmi. Da che punto che sono andata in ospedale, mi hanno fatto l'ecografia, mi hanno detto: guardi, il bambino sta ballando, sta benissimo, sei tu che sei KO. Quindi o ti diamo la pillola per non vomitare, ma ti porta sonnolenza oppure rimani qua da noi e ti facciamo tutti. Io sono voluta rimanere perché mio marito mi ha detto rimani, tanto il bambino più grande lo tengo io, non ti preoccupare. Sono rimasta 3 giorni per 3 giorni mi hanno fatto un sacco di flebo, per mangiare io, per mangiare il bambino, per disintossicarmi io e tutte le vitamine eccetera eccetera. Sono arrivata a casa e ho contato le ecografie, le bottiglie che mi avevano fatto, più di 10. Sono arrivata a casa stremata, al punto che poi alla successiva visita ho detto alla ginecologa, così ha fatto il controllo e mi fa: guarda, ero comunque di 6 mesi e mezzo, così 6-7 mesi, ogni mese comunque ci dava l'appuntamento. Mi fa: guarda, il bambino è troppo giù con la testa, devi stare a casa a riposo e stare a letto. E da lì in poi non ho più fatto niente, cioè nel senso facevo quattro cose precise, mi alzavo soltanto per mangiare e tornavo di nuovo a letto. Perché mio marito faceva dalle 8 fino alle 5, poi doveva tornare a casa a cucinarsi o fare la spesa. Perché comunque io, anche lui non voleva che io mi alzassi. Niente, a questo punto sono arrivata e il mio termine era il 19 di aprile. Quell'anno lì Marteva che la Pasqua era il 16. 16-17. Sì, 16 era Pasqua, Pasquetta era 17. Comunque sia, qua da noi venivano sempre i suoi fratelli, quindi si alternavano o il grande fratello di mio marito o il piccolo fratello di mio marito.
Allorché questa volta è arrivato il piccolino con la sua attuale moglie e ci hanno fatto una sorpresa perché non ce l'aspettavamo. Loro potevano rimanere solo fino al giorno 17. Il 17 dovevano andare via con la speranza che il bambino nascesse prima perché lo volevano vedere. Ok, al punto giorno 16. Che era Pasqua, dico: guarda ragazzi, io vado a fare una doccia perché mi sento che domani probabilmente entro in ospedale. E così è stato. Io sono fatto la doccia, durante la notte non ho dormito perché avevo dei doloretti, non contrazioni, ma doloretti. Quindi la mattina mi sono svegliata alle 6 e ho detto: guarda, portami in ospedale perché mi dà fastidio, non riesco a dormire, non riesco a camminare, mi sentivo troppo la testa giù. Ho fatto il tracciato, sono arrivata in ospedale, mi hanno fatto il tracciato, era di 2 cm dilatata, quindi mi hanno detto, la infermiera gli ha detto al capo reparto: cosa facciamo, la lasciamo andare oppure la teniamo? Il capo reparto si è informato dove abitavo, essendo che abitavo qua vicino, però mi ha voluto tenere. Allora mi ha tenuto, sono andata in camera e niente, comunque tutto il giorno in ospedale, camminare, ogni mezz'ora dovevo andare giù e fare il tracciato per vedere se ero di più dilatato. Mi ha detto comunque se entro domani mattina, che sarebbe stato il 18 di aprile, non hai risultati, ti diamo le pillole per avviare il travaglio. Ok, allora che io il 17. Tra il 18, no, era già il 18 mattina, cioè la nottata tra 17 e 18, alle 4 di mattina vado in bagno e ho iniziato il travaglio perché mi è uscito il sangue, quindi ho chiamato l'infermiera, panicata, e lì sono iniziati i dolori più forti. Quindi ho fatto dalle 4 di mattina, il bambino è nato alle 11:16. Poi mi hanno portato giù, mi hanno lasciato giù, ho chiamato mio marito, è arrivato subito. E a dire il vero, mi sono trovata benissimo, molto più dell'Italia. L'ostetrica qua la chiamano sister, schwester, scusate, sorella. È molto gentile, molto educata, non ha stressato, non mi ha trattato male. Mi dicevano di camminare ovviamente per fare scendere. E quindi io mi sono trovata veramente, veramente benissimo, molto più dell'Italia, perché anche il bambino l'hanno trattato benissimo, l'hanno appoggiato con delicatezza, gli hanno contato le manine uno per uno, tutto, veramente tutto, anche che io ho avuto un problema di cuore nel travaglio perché mi è andato un po' più sopra di livello della norma, sono venuti subito a dirmi se io avevo problemi, si erano spaventati, mi hanno fatto il controllo, come niente, ho detto no, io sempre così, probabilmente con la forte contrazione il mio cuore è andato alle stelle. Comunque io mi sono trovata benissimo. Non ho avuto problemi. L'unico problema che ho avuto è che il bambino non si attaccava e quindi mi piange. Oddio, per la prima notte ha fatto 10 ore di sonno tirata, mio, manco l'ho sentito. Non ha voluto niente. Ha fatto l'ultima puppata con lo zio che poi se n'è andato. Infatti, lo zio è riuscito a vederlo perché poi ha chiamato la sua ditta e gli ha detto se poteva rimanere un giorno in più perché stava arrivando il nipotino. E lì e poi si è fatto 10 ore continue, ragazzi, quindi tutta la nottata, veniva la sister a controllarmi, l'infermiera, diceva: ma questo bambino, non lo so, di respirare respira, niente, ha dormito, si è riposato, probabilmente si è sentito scombussolato, si è riposato. E quindi avevo il problema che non si attaccava, infatti non vedevo l'ora di uscire dall'ospedale perché ho avuto anche problema con il primo, quindi sapevo che avevo poco latte e non si attaccava perché non, con i miei capezzoli non si riesce. E quindi poi l'abbiamo portato a casa il terzo, quarto giorno, sì, sono stata 4 giorni, sono entrata il
16, no, il 17, il 18, 19, 20, 5 giorni in ospedale. E poi sono tornata a casa. Comunque sì, ho avuto l'aiuto di mia suocera per altre 2 settimane, perché è venuta qua per un mese, perché viene dalla Sicilia, altre 2 settimane, poi è arrivato il figlio più grande, cioè il fratello più grande di mio marito, il padrino, e poi basta, abbiamo continuato la nostra vita normale. Questo è tutto, questo è il mio parto, spero che vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacione e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri argomenti e che argomenti volete, fatemi sapere. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se non siete iscritti, attivate la campanellina. E in più, potete seguirmi su Instagram, su Tiziana in Germania come il canale, oppure su TikTok Tiziana in Germania tutto attaccato con il 3 finale. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!